L'idea è quella di costruire delle nuove figure professionali che siano funzionali al mercato del lavoro, quindi intercettare le nuove professioni nel settore legale che siano diverse da quelle classiche del magistrato, del notaio, dell'avvocato. La creazione di una figura legale che oggi in Italia non esiste, il legal advisor per startup. Dalla Sicilia, due laureandi di 24 anni lanciano una nuova professione, quella del consulente legale per startup. Siamo partiti da una constatazione. La maggior parte delle aziende che si approccia a voler fare, a partire come startup, prende sotto gamba quello che è l'aspetto giuridico. Questo spesso è un errore madornale, perché può far chiudere l'azienda entro pochi mesi. Allora io e Manfredi abbiamo preso una decisione. Creiamo una piattaforma, sia online che offline, che permetta la creazione di una figura legale che oggi in Italia non esiste, il legal advisor per startup. L'idea è quella di costruire delle nuove figure professionali che siano funzionali al mercato del lavoro. Una persona che con una sua consulenza possa approcciare fin dal primo momento dei giovani ragazzi che abbiano il coraggio di iniziare con una propria idea imprenditoriale e li possa aiutare in questo percorso per creare un business solido. Profili nuovi che possano aiutare le aziende, soprattutto del territorio, a crescere e a crescere in modo legale e evitando degli errori che poi possano mettere in crisi l'azienda stessa. Problemi come la registrazione del marchio, problemi tributari, problemi di proprietà intellettuale oggi sono alla base di chi vuole fare un business che si basa sulle nuove tecnologie. Già aprire un proprio sito e iniziare con un proprio e-commerce senza avere la giusta visione di come muoversi all'interno del mercato giuridico italiano che si va a creare può praticamente far fallire l'azienda in poco tempo. Siamo già stati contattati da due aziende che hanno tentato, diciamo, di far proprio il nostro progetto attraverso delle offerte che, quando hai 24 anni, diciamo, tendenzialmente potresti non dover rifiutare o non dovresti rifiutare. In realtà io e Simone abbiamo scelto di rifiutare queste offerte, seppur diciamo graditissime, con l'obiettivo però di portare avanti un progetto che avesse dei valori e che fosse soprattutto totalmente al servizio degli studenti. Thank you.